Dura, dura perché la squadra voleva vincere e quello è un bel segnale. Penso che abbiamo messo in campo l'atteggiamento giusto e dimostriamo ancora una volta che siamo una squadra di uomini veri, nessuno si nasconde, anzi tutti che volevano la palla, tutti che occupavano gli spazi che dovevano occupare. E poi il risultato lo determina un episodio perché siamo arrivati tanto anche davanti alla loro porta, quindi meritavamo un po' di più. Credi che questa astinenza dalla vittoria vi possa condizionare? Tu che sei uno dei leader di questa squadra, pensi sia successo qualcosa magari che ha determinato il fatto che da 6 partite questo Udinese non riesca a vincere? No, niente di particolare. Nel calcio a volte succede così, giochi bene. Fai una partita buonissima e non riesci a portare neanche un punto a casa, quindi noi siamo centrati con la testa giusta, sapendo che l'atteggiamento di oggi è quello giusto e sicuramente avremo più gioie che momenti come questi. Quindi, in vista anche della Samp, siete fiduciosi e consapevoli che potete ripartire da questo tipo di prestazioni? Sì, ovvio, noi andiamo partita dopo partita, non vogliamo guardare neanche troppo avanti. Adesso viene la Samp e penso che la squadra, sono 100% fiducioso che la squadra darà il massimo e farà una grande partita. L'ultima al volo, purtroppo non sono servite a portare punti, però due grandi interventi da parte tua anche nel primo tempo, se ci vuoi descrivere quelle due belle parate. Sì, mi alleno tanto per aiutare la squadra quando serve, ma quando la squadra è così compatta e fa tutto quello che deve fare, è anche più facile.